Grande successo per l'ottava edizione dei Cortili Aperti a Bitonto, organizzata dall'Associazione Dimore Storiche Italiane in collaborazione con il Comune. Le bellezze storiche e artistiche della città hanno incantato più di 40.000 turisti giunti da ogni dove. Un'affluenza da record nel weekend del 21 e 22 maggio, un ottimo ritorno dopo 2 anni di stop per via della pandemia del coronavirus. Abbiamo avuto tantissimi visitatori, addirittura israeliani, poi francesi, inglesi, spagnoli. Per fortuna avevamo le guide preparate a parlare in lingua straniera. E poi tanti da fuori regione, anche da Parma, Ascoli Piceno, fuori provincia, Foggia, Lecce. Poi da Barletta, ne abbiamo avuti tantissimi e io sono contenta. È un valore di crescita per la città, per chi la vive, per i ragazzi che imparano a parlare in pubblico, imparano ad amare i palazzi, imparano veramente a vivere nella città. Le scuole sono la base di questo nostro lavoro, di questa nostra iniziativa. Senza i 428 ragazzi presenti nel ruolo di guide, noi non avremmo potuto fare la manifestazione. Quindi un grazie sentito a loro. Punta di diamante della manifestazione sono state le sentinelle della bellezza che hanno accompagnato i turisti nei 50 siti visitabili nel centro storico. Nei loro occhi la curiosità della riscoperta della propria città e l'emozione di poterne parlare con orgoglio. Nelle loro parole la testimonianza di un'esperienza altamente formativa. Diciamo, questa qui almeno per me è la prima esperienza appunto presso i Cortili Aperti. Facciamo il quarto anno del liceo e ci è stato proposto di fare questo progetto in cui appunto esponiamo in questo caso il palazzo di Ferraris Regno. Ci siamo preparati già da qualche settimana prima con le nostre professoresse di arti che ci hanno seguito proprio nelle ricerche e poi anche nello studio di questi palazzi che sono meravigliosi. Però è un'esperienza indimenticabile che sicuramente prepara anche alla vita lavorativa. Quindi secondo me è un'esperienza da fare e che è indimenticabile. Questa esperienza è formativa, innanzitutto io frequento il quinto anno di liceo e ho già partecipato a questa iniziativa dei Cortili Aperti quando ero alle scuole medie, però è sempre bello innanzitutto perché non ero nello stesso posto. È interessante sempre conoscere anche qualcosa sulla nostra città, perché molto spesso anche se ci viviamo, vediamo ogni giorno, quindi la viviamo ogni giorno, non la conosciamo appieno. È un'esperienza bellissima, quindi la consiglio a tutti. Ovviamente c'è bisogno di pazienza, di tempo e anche di concentrazione. Quindi è stato veramente bello, perché scoprendo ovviamente quelle piccole particolarità che non sai, ti aiutano appunto di più ad amare la tua città. Un plauso va all'impeccabile preparazione e sorridente accoglienza degli studenti provenienti dalle scuole secondarie di primo e secondo grado bitontine. La loro risposta positiva conferma quanto sia importante l'obiettivo dei Cortili Aperti: valorizzare le dimore storiche, invitare ad amare di più una città spesso bistrattata da vandalismo, inciviltà, risse e tanto altro che si è soliti leggere in articoli di cronaca nera. Lo zoccolo duro di questa manifestazione consiste nell'aprire le porte di fabbricati vincolati di proprietà privata, soprattutto gli altri, siccome, come dire, costituiscono la città, li apriamo pure, ma soprattutto sono quelli privati che non sono sempre aperti. Questa concentrazione di vincoli crea un interesse particolare sulla città, che è una città che è cresciuta nel tempo, attraverso le varie amministrazioni, in maniera equilibrata tra la conservazione dell'antico e lo sviluppo del nuovo, e quindi, come dire, l'ampliamento del perimetro della città. Ce ne sono altre di città che purtroppo, soprattutto quelle meridionali, dove non c'è questo attaccamento alla storia, alle origini, alle radici, dove appunto questo ampliamento è avvenuto a discapito dei centri storici. Io mi aspetto una presa di coscienza maggiore, perché dobbiamo capire e renderci conto che non stiamo parlando solo di bellezza, la quale già di per sé è tanto e non avrebbe bisogno per esistere di essere giustificata con altri argomenti. Però questo non basta evidentemente, perché parlando di bellezza e di radici, come ho detto prima, e di identità, comunque abbiamo potuto riscontrare ancora demolizioni, abbandoni. Nelle parole di Piero Consiglio, presidente ADSI Sezione Puglia, vi è la speranza che da esperienze come quella dei Cortili Aperti
aperti, si maturi maggiore coscienza di come poter incentivare lo sviluppo della propria città, senza snaturare la sua storia e attrarre sempre più turisti. Ma che cosa può catturare la loro attenzione? Cosa possono scoprire della nostra città? Profumi, colori, dimore, chiese, palazzi, cortili, il suono e sapore delle sue tradizioni, di chi ama viverla e si impegna nel farla rifiorire sempre più. Molti bitontini, e questo me ne dispiace, non conoscono bene il centro storico, perché magari si vive più nella periferia oppure nella zona dello shopping e non si entra mai nel centro storico davvero per vedere la bellezza e la storia di questo centro. E il messaggio che noi vogliamo trasmettere è quello di amare questa città. È una città bellissima. Noi dobbiamo pensare che il presidente regionale dell'ADSI, il notaio Piero Consiglio, è di Bisceglie ed è venuto qui a valorizzare la nostra città. E con l'aiuto del comune, che collabora da sempre con noi e a cui siamo molto grati, riusciamo a portare avanti questa manifestazione che davvero rende famosa e ricca la città. Quello che ha colpito turisti e bitontini è stata proprio la pluralità di arti presenti per le vie del centro storico e che sono confluite nel gusto del bello. A colorare questa 8ª edizione hanno contribuito molti artisti, dai pittori di Cortile San Nicola ai musicisti nei vari palazzi storici, la cui esibizione è stata organizzata con la collaborazione del maestro Vito Vittorio De Santis e la preziosa partecipazione di scuole anche di paesi limitrofi, Palo del Colle e Modugno. Dopo il successo di quest'anno dei Cortili Aperti, l'augurio è che si possa continuare a percorrere la strada della bellezza.